Nel centro storico di Prato, al Caffè Nuovo Mondo, il pasticciere Paolo Sacchetti ci svela la storia e i segreti del dolce pratese per eccellenza, la pesca. Grazie al libro che abbiamo fatto, collegamento con questo editore che era un cliente diventato amico, abbiamo scoperto che la pesca fu servita qui proprio nei pressi di Piazza del Duomo, in un'osteria, nel 1861 per festeggiare l'Unità d'Italia. C'è proprio tracce scritte di questo. Poi da dove effettivamente nasce è difficile dirlo, ma tanti altri dolci. Ai pratesi ha fatto piacere che questo suo dolce sia stato portato in giro per l'Italia. E allora chiaramente quando vanno in giro portano la pesca. E chiaramente, come dice lei, è un simbolo che appunto sta cominciando ad andare in giro per l'Italia. Pesca perché si vede proprio da quando vengono accoppiate, grazie al colore dell'alchemes e al giallo della pasta, c'ha questo color pesca, ma soprattutto per il fatto che ricorda una pesca. La pesca rappresenta quello che è il classico dolce all'italiana. Un terzo, un terzo, un terzo. Il tiramisù, se ci fa caso, che è un classico che va tanto e è un dolce più venduto italiano nel mondo, è fatto da un terzo di savoiardo, un terzo di inzuppitura e un terzo di crema al mascarpone. Lo stesso è la pesca, è un terzo, un terzo, un terzo. E quello che credo sia il segreto, se così lo vogliamo chiamare, può essere questo. E ringrazio calorosamente Paolo Sacchetti e i suoi collaboratori per avermi ospitato nel loro laboratorio di dolci creazioni.